Queste sono le situazioni nelle quali ognuno si sente messo in discussione e quindi questo sentirsi messo in discussione apre due strade. Una è quella di rinchiudersi nelle proprie certezze sperando di passare la nottata, ma non è questo il futuro. La seconda è di usare queste sicurezze e farla diventare un patrimonio condiviso sul quale costruire il nuovo. E quindi anche per il terzo settore si presenta un tempo nuovo. C'è stato il tempo negli anni 90, dove di fronte ai grandi problemi, dico la tossicodipendenza per dirne una, ce ne sono stati sicuramente tanti altri, il terzo settore ha avuto una grande capacità di innovazione, di mettersi in relazione a questi temi, a queste fragilità, e abbiamo contribuito sicuramente a dare delle risposte positive. Bene, adesso si pone un tema che questa realtà nella quale tutti siamo collocati è un nuovo tempo, è un tempo nuovo, è un tempo nuovo che interroga tutti. E sicuramente se pensi che questo sia il tempo nuovo, investire sugli adolescenti è centrale. È centrale non solo per la fatica che loro stanno facendo in questo momento come tutti, ma forse loro un po' più di noi, ma è centrale perché loro sono il nostro futuro e il terzo settore può farcela se riesce a mettere questo, a fare in modo che anche queste generazioni possano misurarsi col cambiamento. Ecco, noi delle proposte le abbiamo, qui non sto a elencarle perché ormai è un orario molto tardo, però noi ci siamo. Grazie di questo invito anche nei luoghi di incontro, dove di questa rete delle tutte le realtà del privato sociale che costituiscono un capitale sociale importante per costruire alleanze. Passerei a questo punto la parola alla vicepresidente per le conclusioni. Grazie, grazie davvero Francesco D'Angella anche per aver accompagnato questa giornata di riflessione. So di essere ormai l'ultima cosa che vi divide dal vostro pranzo e so che siamo un po' in ritardo, quindi andrò davvero per flash, tanto non perdiamo niente, è tutto depositato, abbiamo scritto e ci stiamo già scambiando gli appunti sulle relazioni di questa mattina. Il lavoro prosegue nel pomeriggio. Voglio rassicurare chi animerà e parteciperà ai tavoli di lavoro, che è un momento cruciale perché da lì poi faremo ancora più sintesi per iniettare le vostre prospettive in quello che sarà il testo e le schede del nuovo piano sociale sanitario, che avrete un po' di tempo in più. Adesso magari vi dice Fabrizia, quando io ho finito, che indicazioni operative ci diamo, quando ci rivediamo, vi rivedete per i tavoli, perché io dovrò andare in giunta così le recuperiamo. Vi dico solo che appena finisco io e Fabrizio darvi le indicazioni, magari facciamo partire il video, ecco, dei 4 minuti, così mentre raccogliamo le nostre cose possiamo anche guardare il video prezioso che ci hanno mandato e che comunque invieremo naturalmente anche via email. Io raccolgo molte cose da questa nostra giornata, le dico veramente a flash. Anzitutto mi sento rassicurata nella ottica che su cui insistiamo da un po' di tempo a questa parte e che permea quel nuovo piano e che è un'ottica intersezionale, che parte dalla consapevolezza che le diseguaglianze che scaturiscono da diversi sistemi e modelli oppressivi si parlano tra di loro e quindi la stessa persona può vivere tanti ambiti di marginalizzazione quante sono le sfaccettature della sua molteplice identità. Se partiamo da lì capiamo, ecco perché quando parliamo di diseguaglianze c'è una complessità da indagare e da capire anche che tipo di rapporti produce. Per cui abbiamo davanti a noi una strada, un percorso sicuramente lungo, una ottica che sia anche integrata e multidimensionale, ma questo me lo insegnate voi, cioè il punto di vista e diciamo lo spaccato di ogni diversa professionalità e servizio del nostro territorio e non solo, di tutti gli operatori e le operatrici del terzo settore, delle istituzioni che oggi sono qui intervenute, delle altre che magari abbiamo oggi colpevolmente dimenticato, sono un tassello fondamentale per restituire rotondità ai bisogni a cui cerchiamo di dare risposta con i nostri strumenti e naturalmente per dare una risposta che sia sempre più innovativa. Ora, chiaramente, prendo dall'intervento di Katia questa idea della vera chiamata, diciamo, a ciò che manca come comunità educante, no? Quando dice se usiamo un nome stiamo già definendo un perimetro, rischiamo già di essere escludenti. Quindi in realtà sfidiamo anche quello stesso nome, sfidiamo le nostre categorie, sfidiamo le nostre nomenclature. Dice
Il radicamento nel territorio è un valore, è da lì che possiamo trarre anche uno spunto su come innovarci, e soprattutto ha parlato di questa idea delle esperienze di sé diverse trasformative, no? Che dice altrimenti non lo tiri fuori o non la tiri fuori, una giovane è un giovane che è in difficoltà, che in quel momento ha costruito un muro attorno a sé delle sue profonde e intime convinzioni, un sistema valoriale. E l'unico modo, insomma, per riuscire a penetrare e a trovare un piano di dialogo e di percorso di uscita è quello appunto dell'ascolto e anche del trovare contesti di progetti che a partire dal territorio fanno fare esperienze altre da sé, altre da quel sistema, ma che vedano il protagonismo. Come diceva poi naturalmente Franco Floris, non puoi cambiare l'altro se non è protagonista del suo stesso processo di cambiamento, e quindi l'importanza del CON. Sui luoghi del CON è appena tornato ottimamente Fausto Viviani, sugli spazi. È un tema che è tornato molto oggi anche nell'intervento di Andrea Giua, e lo ringrazio, perché effettivamente sugli spazi possiamo creare quelle entrature, quel piano di dialogo. Quando Ilenia Malavasi, giustamente ci confrontiamo spesso con lei su questo, ci rendiamo conto che anche delle opportunità che ci sono, è difficile che ci sia la fila di giovani che bussino alle porte delle istituzioni. Quindi con Youth ci siamo anche interrogati, vero Laura Gnudi, su come andare noi verso. Uno dei progetti che troveranno concretezza per l'impegno della Giunta regionale si chiama la Carovana del Cambiamento. È proprio l'idea di provare a andare noi nei luoghi informali di incontro e di ritrovo per, diciamo, gettare un ponte, per provare a spiegare che ci sono opportunità. Ci sono anche tanti spazi. Ringrazio i miei servizi delle politiche giovanili che fanno un lavoro straordinario. Sul portale Giova Zoom della Regione scoprirete quanto è fitta la rete di spazi per e con i giovani, dei giovani, gestiti spesso direttamente dai giovani del nostro territorio che la Regione sostiene, e tanti altri ve ne sono ancora da scoprire, che probabilmente stanno in situazioni più informali. Però ha molta ragione Andrea, se noi riusciamo a creare pieni, a riempire i pieni anziché lasciar vuoti, perché il vuoto naturalmente chiama un altro tipo di risposta, un altro tipo di soluzione, e però dobbiamo essere pronti a mettere a disposizione come istituzioni degli spazi che riempiano loro, con il loro protagonismo, in modo non predeterminato e lontano da quel paternalismo con cui purtroppo molto spesso le istituzioni guardano e interagiscono con le giovani e i giovani. Ma naturalmente queste sono alcune delle cose molto ricche che ci avete oggi consegnato. Io ho gioito del riferimento di Floris al fatto che non si può sviluppare la riflessione sul sociale senza che afferri, ha usato questi termini, anche la giustizia climatica. Giustizia sociale e climatica sono inscindibili. C'è questa consapevolezza, molto più mi è parso di vederla nelle mobilitazioni giovani per l'emergenza climatica, che quanto non sia presente già nelle istituzioni, nella politica del nostro paese. Lo dico con autocritica, parlo anche di me, stiamo imparando questa strada. Io è da un po' di tempo che mi ci appassiono, ma perché ho visto che questa consapevolezza in quelle generazioni è ormai interiorizzata molto di più, ecco, che non nella nostra generazione. Ora ringrazio i colleghi Donini e Salomoni per i loro contributi, il lavoro con loro è costante, così come lo è con Bruno Di Palma e l'Ufficio Scolastico Regionale. Ringrazio molto naturalmente anche il prefetto, no? Che ha portato un punto di vista diverso, ma non avere, non volere un approccio securitario su questi temi non vuol dire, ha fatto bene a ricordarcelo, non osservare e non dare centralità a quei dati che comunque sono la punta sofferente di un iceberg che ci parla ed è radicato in tutta la nostra comunità, nelle nostre famiglie, ok? Poi si esprime in modi diversi, ma naturalmente, ecco, il senso di oggi era copartecipare proprio con ognuno il proprio sguardo, il proprio osservatorio, per restituire un'immagine il più possibile rotonda ai fenomeni di cui stiamo discutendo. Quindi davvero lo ringrazio per aver voluto anche consegnarci questi dati, queste preoccupazioni, per poter lavorare insieme, ecco, a ristabilire la convivenza pacifica nelle nostre comunità. Pace è una parola che non può che tornare in questi giorni in cui siamo tutti preoccupati e allarmati dalla situazione drammatica in Ucraina. Diritto a momenti improduttivi,
collettivi, l'approccio alla pari, peer to peer, che ci hanno portato le esperienze di Yangon, le voglio ringraziare davvero, sono un altro, diciamo, tema da esplorare nei tavoli di lavoro sulla partecipazione, su quali possono essere le vie più giuste per produrre un cambiamento delle nostre politiche. Il tema naturalmente anche dell'equilibrio tra la dimensione interiore ed esteriore, mi ha colpito molto anche dall'intervento di Don Paraldi, lo ringrazio, avevamo chiamato proprio voi, avevamo chiamato il cardinale arcivescovo Zuppi proprio perché sia con lui che con il prefetto più di una volta ci siamo sentiti per condividere riflessioni molto stimolanti su questo tema. Avremo occasione di farlo anche per questa difficile estate che ci aspetta, naturalmente dovendo anche lavorare sull'inclusione attiva delle persone, dei tanti minori, non dimentichiamolo, quasi il 40% che sono arrivati dall'Ucraina e che si trovano sul nostro territorio. Ecco, quindi io queste sono un po' le cose che mi sono appuntata. Sappiamo da voi che c'è stato un aumento in questi 2 anni di pandemia dei fenomeni di disagio che si diciamo manifestano in diversi modi, possono essere quelli dei disturbi da ansia e depressione, quelli legati a un disturbo da post traumatico, da stress, possono essere quelli legati a disturbi alimentari. Con la sanità stiamo lavorando anche a monitorare questo, ma dobbiamo fare questo patto educativo di alleanza, di comunità per intervenire il più possibile prima, ecco, e soprattutto per non far sentire le persone sole. Guardate, l'intervento di Yuz che più mi ha colpito è quello di un ragazzo che è salito sul palco a parlare di quella che è diventata poi la prima delle proposte, che è proprio il rafforzamento del supporto psicologico a partire dagli sportelli d'ascolto nelle scuole. Anche gli assessori alle politiche giovanili di tutta la regione che ho incontrato il 2 febbraio mi hanno fatto la stessa richiesta. Ci vuole più supporto psicologico, ci sono delle opportunità a partire dai spazi d'ascolto, dai centri naturalmente per le famiglie sui territori, facciamoli conoscere, abitiamoli, utilizziamoli, perché lui ha detto, guardate, non solo dobbiamo lavorare per maggiore supporto, ma dobbiamo lavorare, lo possiamo fare soltanto insieme come comunità, contro lo stigma che colpisce le persone che in questa fase stanno vivendo, e tanti sono i giovani, i minori, gli adolescenti, problemi di salute mentale. Non deve essere uno stigma, ma potrà non essere nella misura in cui noi ci caliamo nel punto di vista di chi queste difficoltà le sta vivendo sulla propria pelle. Questo è un po' anche il senso di cambiare la narrazione e la prospettiva su questi fenomeni. Io quindi vi ringrazio, noi continueremo a lavorare su tutti questi piani, sugli impegni che ci siamo presi e su quelli che vogliamo scrivere insieme, dal motivo per cui vi faccio i migliori auguri per un pomeriggio di lavoro davvero fruttuoso, questo pomeriggio davvero fruttuoso, ringraziando anche a proposito del CON, i ragazzi e le ragazze di Concittadini che prima sono intervenuti dando anche conto di un percorso che stanno facendo importante con Officina, e penso che siate rimasti anche voi colpiti dall'intervento, l'ultimo, oltre che dagli altri, perché l'ultimo è riuscito anche a riprendere alcune riflessioni degli altri colleghi e compagni che erano con lui e ci ha consegnato però un'immagine che ci deve far molto riflettere, anche la mia generazione, che è un po' una generazione di mezzo rispetto al quadro che lui delineava. Però guardate, a me fa specie che abbia detto sostanzialmente, in qualche modo noi sogniamo diverso, per non dire sogniamo meno delle generazioni che ci hanno preceduto, cioè l'abbassamento dell'asticella delle aspettative, delle speranze, dei sogni di quelle fasce d'età, a me interroga, e credo anche a voi, nel profondo. C'è qualcosa di estremamente sbagliato. Io lo confesso qui per chiudere con una nota di allegra, io sono una gamer, effettivamente sono una nerd degli anni 90, non ho mai smesso di giocare. Recentemente ho giocato a un gioco che è nato con la pandemia, che si chiama The Last of Us, che molte ragazze e ragazzi probabilmente conoscono, che dà esattamente lo spaccato di questa generazione, cioè cresciuta, me lo faceva vedere prima Donini, mettendo le sue, diciamo, gli anni suoi e quelli di suo figlio accanto agli sconvolgimenti di questi ultimi decenni, dalle torri gemelle alla globalizzazione, alla guerra, alla pandemia e quant'altro. Ecco, ci pensi, e questo è quello che loro hanno conosciuto. Questo è quello che loro hanno conosciuto. Capisco allora l'ultimo intervento del ragazzo che dice, non avendo conosciuto altro, la nostra massima aspirazione in questo momento è la normalità, un lavoro stabile. E invece non dobbiamo tornare a quella normalità di prima, perché era una parte del problema, come diceva un bel cartello delle mobilitazioni cilene. E però in quel gioco, in quel videogioco, effettivamente ti restituisce proprio questo spaccato di un finale dopo una pandemia bestiale che ha sconvolto l'intera umanità. E il finale, adesso non voglio fare spoiler, ma non penso che voi vi giocherete, il finale è dentro, cioè insomma
è trovare un luogo per stare in pace con le persone a cui si vuole bene, no? Pensiamoci a questo, perché ci ha consegnato quella che forse è l'enorme responsabilità di ricostruzione, sperando presto che ritorni la pace, adoperandoci ogni giorno per questo, ma lavorando anche all'interno della nostra comunità per ritrovare quella serenità che possa essere, diciamo, l'embrione della progettazione, della co-costruzione del futuro di queste generazioni. Sarà più compito, diciamo, loro che nostro, in una logica che la loro voce deve poter contare, come spero che abbia fatto oggi, per questo che ci siamo permessi di tardare per lasciare un po' più di tempo, perché non c'è niente di peggio, ecco, che trovarci solo tra adulti e adulti a parlare dei giovani. Quindi voglio ringraziare soprattutto loro della loro partecipazione, del loro prezioso e mai scontato contributo. Quindi grazie e buon lavoro. Allora, sì, due parole giusto per dire come ci organizziamo nel pomeriggio. Allora, i gruppi che sono online si devono collegare ai link che hanno ricevuto direttamente via mail e diciamo alle 14:15, in modo insomma ad avere un attimo di tempo per almeno mandar giù qualcosa. I gruppi in presenza invece si ritrovano alle 14:15, ma in sale diverse. Abbiamo, dovrebbero avere, ve l'ho detto fuori, ma in Aula Magna all'Aldo Moro 38 il gruppo 6, sta qui nel gruppo, nella sala qua dietro BCD il gruppo 5, all'auditorium invece in Aldo Moro 18 va il gruppo 8 e resta qui in 20 maggio questa stanza il gruppo 3. Alle 16:30 ci troviamo qua per la plenaria, sia quelli che sono a casa online che quelli che sono invece nei diversi gruppi. Per cui alle 16:30 ci troviamo qua. Buon pranzo a tutti. Scusi, giusto. Chiediamo alla regia di far di mandare il video. Ciao, tutto bene? Mica tanto, sai. Però... Se hai voglia di parlare, sai che ci sono. No, dai, fa lo stesso, grazie. Sicura? Sì, sì, sì. Guarda, l'altro giorno su Instagram ho visto questa applicazione, Yangle. Sono un gruppo di ragazzi con cui puoi parlare di tutto ciò che ti senti. Se ti va, provala. Non lo so, in realtà mi sembra un po' una stupidaggine. Non so se ho voglia di parlare dei fatti miei con la gente. Yangle è il primo servizio nazionale ad accesso pubblico di ascolto attraverso il web rivolto ai giovani e gestito da giovani, con il supporto di psicologi, educatori ed esperti di comunicazione. Non ti preoccupare, e poi nella chat Yangle è garantito l'anonimato.
Attraverso questa applicazione entrerai in chat con uno dei peer e potrai parlare di tutto ciò che desideri, anche solo per scambiare due chiacchiere se t'annoi. Davvero, come ti sei trovata? Molto bene, mi hanno ascoltata, mi sono sentita davvero capito. Fantastico, la userò anch'io allora. Fantastico, ciao!